lasciano anche freddi sentimenti e invece le tue canzoni scaldano. Io ho sentito proprio un calore dentro il cuore. Le sue canzoni la raccontano. Sì. È così. Il prossimo artista, io ho avuto modo di conoscerlo solo ieri sera, non lo conoscevo, e sono stata colpita dalla forza fisica e spirituale, cioè proprio una potenza che uno non si aspetta. Dalla presenza. Dalla presenza. Sì, però poi dopo non è detto sempre che corrisponda poi a questa che forza spirituale. E mi sono andata colpita proprio dalla concretezza, da questo suo fare semplice delle cose, della quotidianità, ieri il gesto di tirarsi sulle maniche, insomma atti quotidiani che però lo rendono comunque un artista completo. E quindi chiamo sul palco Fra Leonardo Civitavecchia. Hai mangiato troppo polenta, quella di fare. Non siamo abituati al suo. Senti, anche per te ho una frase di Papa Francesco che mi aiuta in questo compito. E Papa Francesco dice che il vero amore e il vero amico di Gesù si distingue per l'amore concreto, non l'amore delle nuvole, ma l'amore concreto che risplende la sua vita. E quello che appunto dicevo prima, che ho trovato nelle tue canzoni ieri, è proprio questo amore concreto, cioè il finire dentro alle cose, finire e conoscere le persone, toccarle da vicino. Ieri tu raccontavi la tua esperienza nella casa di riposo che gestisci. E quindi mi domando, ma questo amore è davvero così concreto? Tu senti davvero di poter essere vicino alle persone, quindi amore non questo amore fantastico che si immagina, di cui si parla nelle canzoni? No, perché innanzitutto l'amore non può essere una cosa aleatoria, cioè una cosa, una nuvoletta, quasi che noi camminiamo con la testa tra le nuvole, no? Noi dobbiamo camminare con gli occhi rivolti verso il cielo, verso le nuvole, ma con i piedi per terra e soprattutto con il collo, sempre con testa tutto legato, collo legato, se no la testa vola. E questa credo sia la concretezza della vita. Poi io sono abbastanza fortunato perché al di là mi dicono sempre le stesse chiacchiere, simpatico, le cose, poi anch'io le mie stanchezze, le mie paure, ma quell'incontro con Gesù, io non so voi di che religione siete, ma non mi interessa nemmeno. Però oggi vi avrei messo quell'immagine che io ho messo sul mio disco, che è l'immagine con quegli occhi aperti del crocifisso di San Damiano che ha parlato a Francesco d'Assisi. E dicevo, sono fortunato, oltre alla simpatia che può essere positiva, che è diverso, sì, perché sì, simpatico sono capaci tutti, tu hai proprio una forza spirituale che riesce a sì, entrare. Però sono fortunato perché il francescanesimo mi ha dato tutto questo, e soprattutto perché Francesco d'Assisi mi ha insegnato a essere concreto, a non allungarmi con troppe chiacchiere, con troppe parole. Mi piace molto il tema, semplicemente due parole: amore e misericordia. Mi sembra che, se ricordo bene, ve la voglio proprio dire, l'ho detto quando ho presentato il mio disco il 27 dicembre scorso a Foggia, c'era anche Aurelio a fare il corista, Fra Leonardo, un maestro come lui ha fatto il corista Fra Leonardo, va bene, questo è l'onore che mi è stato concesso solo in quell'occasione, credo. No, ma tu sai che l'amicizia va... Sì, ma poi non c'è il corista, tu sai che... di noi è un servizio, è stato una grande festa, non c'è il big o il assolutamente, lo sai, no? Lo so benissimo. Ecco perché sto qui oggi, perché questa è anche la concretezza, altrimenti non ci sarei manco venuto. Bravo. Questo è per carattere. Però questa è la tua prima volta. Sì, tra l'altro sono felice. Poi ti devo dire una cosa prima di cominciare a cantare, però volevo dire quello che dissi in occasione della mia presentazione. Io vedo
la misericordia come una scintilla dell'amore, dell'amore di Dio. Ecco perché è bellissimo queste due parole che avete messo in questo incontro. Questa scintilla dell'amore di Dio deve essere anche la scintilla dell'amore dell'uomo. Se noi saremo capaci di far scaturire questa scintilla, il mondo può cambiare. Il mondo può essere più buono, come lo sono diventato io. Dobbiamo crederci. No, nel senso che la strada non sempre ti porta, come ci ha raccontato anche Gerardina ieri sera, la strada non sempre ci porta in posti buoni. La strada... Siamo fragili, siamo deboli. Esatto. La strada rischiava di portarmi anche su un via non buono, in posti non buoni. Il Signore invece mi ha dato questa grazia, questa possibilità di avermi messo su questa strada che io ho seguito tra mille difficoltà, e mi ha insegnato soprattutto a far scaturire dall'amore, non soltanto quello di Dio, ma anche dall'amore umano, quella scintilla della misericordia, che non deve mai mancare, perché il giubileo finirà. Però dobbiamo tenerlo dentro, assolutamente. Se no, non andremo avanti. Bravo. Vi lascio alle canzoni. Volevo dire però, perché il primo anno, io con Aurelio abbiamo partecipato a tanti altri, lui in modo particolare, abbiamo partecipato a tanti meeting, a tanti eventi, associazione nostra del passato, c'era anche figli, eccetera. Quello che voglio dire del multifestival, che è bello non avere la quantità, ma avere la qualità. E questo porterò nel cuore come... E poi grazie a Suor Carmela per l'accoglienza, grazie ai tanti volti che ho incontrato, a tanti volti che non conoscevo e che porterò nel mio cuore. Grazie. Vi presento.